Il tumore al polmone è in aumento, soprattutto tra le donne. Il gentil sesso, infatti, ha incrementato l'abitudine alla sigaretta sin dalla giovane età e l'apparato respiratorio ne risente immancabilmente. Le neoplasie del polmone fanno ancora molta paura, sono in aumento soprattutto nel sesso femminile. In Veneto abbiamo più di 3.000 casi l'anno, nuove diagnosi, di queste il 70% è 60-70% è in stadio avanzato. Questo significa che il paziente verosimilmente non può essere chirurgicamente resecato e quindi non può andare incontro ad una guarigione nel vero senso della parola. La restante percentuale, che è la maggior parte dei pazienti, quindi esordisce proprio perché manca un mezzo per lo screening e la diagnosi precoce, esordisce in stadio avanzato e quindi suscettibili di trattamento medico, quindi farmacologico, eventualmente integrato con approcci loco-regionali come la radioterapia. Perché si arriva alla scoperta che il tumore è in stadio avanzato? Perché è asintomatico? Allora, nella maggior parte dei casi, quando dà segno di sé, è effettivamente in stadio avanzato, quindi quando le cellule tumorali dalla sede d'origine, quindi il polmone appunto, hanno dato una localizzazione a distanza in una sede che o provoca una sintomatologia dolorosa o provoca un'alterazione della funzionalità d'organo e quindi degli esami del sangue, o ancora una volta può provocare, ad esempio, del versamento pleurico nel torace interessato, quindi con tosse, dolore toracico o mancanza di respiro che prima il paziente non avvertiva per sforzi che era abituato a fare. Ciao. Lei diceva che non è possibile con uno screening accorgersi, perché bisognerebbe fare una radiografia ogni anno, cioè. Allora, nei forti fumatori sono state valutate varie metodiche di diagnosi precoce, radiologica e anche non radiologica. La radiografia del torace non ha dimostrato produrre un vantaggio. Sono stati di recente effettuati degli studi anche molto ampi, anche negli Stati Uniti, anche qui in Italia, per lo screening nei forti fumatori con TAC spirale, che hanno sicuramente portato ad una dimostrazione del rischio di mortalità per neoplasia del polmone, anche se in realtà questi studi sono gravati da un'elevata percentuale di falsi positivi, quindi di noduli polmonari che non sono tumorali e che vengono però sottoposti poi ad indagini invasive, quindi spesso anche pericolose per il paziente, e quindi diciamo il rapporto costo-beneficio di queste indagini non si sono tradotte in uno screening al momento attuale. Il tumore al polmone racchiude una serie di sottotipi di patologia che vanno curati in modo diverso. L'immunoterapia risveglia il sistema immunitario facendo in modo che i linfociti e le cellule comunque del microambiente riescano ad attaccare la cellula tumorale. Recentemente l'immunoterapia è stata introdotta nel mercato, quindi in utilizzo clinico utile per noi oncologi, non in tutte le neoplasie del polmone, ma in una piccola percentuale al momento attuale, nel senso che gli studi clinici sono stati condotti sia in quello che si chiama carcinoma squamoso del polmone, che è nella maggior parte dei casi dato dall'esposizione a fumo di sigaretta, sia nell'adenocarcinoma del polmone, che invece in alcuni casi può non essere legato all'esposizione al fumo di sigaretta. Nel primo caso il farmaco è attualmente prescrivibile, quindi è già diciamo utilizzabile da alcuni centri della regione Veneto, è prescrivibile, e anche in questo caso però va fatta una selezione, quindi questo non è un farmaco che fa guarire il paziente. Parliamo sempre di farmaci che vengono utilizzati nello stadio avanzato di malattia, quindi possono controllare anche molto bene e anche per lungo tempo la malattia, ma non sono la guarigione e sono controbilanciati da sicuramente meno effetti collaterali rispetto alla chemioterapia, ma comunque ci sono delle collateralità, talvolta anche insidiose e difficili da riconoscere, perché possono manifestarsi anche a distanza di tempo da quando il farmaco è stato utilizzato. L'utilizzo dell'immunoterapia nell'adenocarcinoma non è al momento attuale ancora utilizzabile in pratica clinica, gli studi clinici si sono conclusi e adesso siamo in una fase di attesa per l'introduzione in pratica clinica. Fino ad allora il paziente non può usufruire di questa opportunità. Qual è la percentuale di recidiva di un tumore al polmone? Oppure una volta e anche qual è la percentuale di guarigione a 5 anni dalla malattia?
Allora, laddove le neoplasie del polmone siano in stadio primo, quindi ripeto, un nodulo polmonare in assenza di metastasi ai linfonodi, la percentuale di recidiva è quasi vicino allo zero negli anni successivi. Poi nel secondo e nel terzo stadio, che sono gli altri due stadi che vengono sottoposti ad intervento chirurgico, cresce proporzionalmente. Questo dipende anche da altre caratteristiche, quindi non è generalizzabile perché dipende da altri parametri che vengono letti nell'esame istologico, quindi il numero, le sedi di linfonode, anche l'aggressività della malattia che si può leggere, che il patologo può leggere quando guarda le cellule tumorali. E quindi mi fermo. Però avete tante armi. Assolutamente, quindi sicuramente rispetto a qualche anno fa abbiamo molte più armi anche per la malattia avanzata laddove non c'è la possibilità di guarigione, quindi è assolutamente una malattia che al momento attuale in stadio avanzato non può essere guarita ma può essere cronicizzata, con cui si può convivere anche con una buona qualità di vita anche grazie proprio a questi nuovi farmaci.